Cucia, ma guardate che gol fantastico di Stefano Guberti. Ultimo gol nel dicembre del 2010, 5 anni e mezzo dopo. Trova questo gol bellissimo, 1-0 del Perugia. Qui Guberti di testa, ma l'arbitro fischia fallo per una sua spinta in area di rigore. Allora si muove un po' anche il Novara, che crea le premesse per il vantaggio qui con Gonzales. Trova lo specchio della porta quando era ormai davanti a Rosati. Poi il gol, però Gonzales lo segna, approfitta del tocco involontario di Fabinho con il sinistro, può così realizzare il gol dell'1-1, l'ottavo gol in campionato per Gonzales. Poi Aguirre con il destro, non tocca da Costa, palla sul fondo. Ha buona chance per il Perugia per portarsi in vantaggio già alla fine al primo tempo. Qui siamo con le immagini nella ripresa. Fabinho, palla tre piedi, un po' di metri, poi però sbaglia completamente la mira. Sarà comunque protagonista Fabinho in occasione del gol dell'1-2. Prima il cross di Garofalo, Galabino in area, riesce a salvare Rossi davanti alla sua porta. Poi ancora Viola, il morbido pallone in area di rigore, Farago di testa, anche qui mira sbagliata. Eccolo Fabinho, pennellato perfetto il suo cross per Aguirre, che supera nello stacco Dijkman. È il gol del vantaggio del Perugia nel momento che abbiamo definito di massimo sforzo da parte del Novara. Invece il gol della squadra umbra, la terza rete stagionale di Rodrigo Aguirre. Allora il Novara mette in campo Evacuo, rinuncia a Nicolas Viola, si butta davanti. Sembra poter tenere il fortino del Perugia. Qui Corazza con tiro al lato, calcio d'angolo, traversa di Evacuo, poi Galabinov non riesce a tirare, ci prova Mantovani, tiro ribattuto. Qui Novara già vicino al gol del 2-2, che trova con Felice Evacuo sul cross di Lanzafame, gol numero 12 in campionato per l'intramontabile Evacuo. E poi nel finale appunto rivediamo azione incriminata, Gonzales con una spalla sembra devi Rossi, poi spintonato giù da Garofalo, come abbiamo detto, ammoniti Rizzo e Rossi, espulso Garofalo. L'arbitro aveva già da qualche attimo allontanato la sua panchina per proteste con un recupero ritenuto troppo esiguo. Marco Baroni, ci fermiamo, adesso sta per cominciare il nostro post partita, spazio e parola tra pochissimo.